Buongiorno, buongiorno ragazzi. Oggi è il primo giorno di Smart, sono qua che lavoro e ho con me un po' di frutta, un po' di cosine, diciamo, per fare colazione mentre scrivo. E niente, voglio vedere un pochino come va. Tra un po' mi metto le calze perché oggi non c'è una bellissima giornata, anzi c'è un pochino di freddo. Non il massimo. Ah, e speriamo che oggi mi dicano qualcosa della macchina, il meccanico. Così gli chiedo anche se mi può fare il tipo tagliando quelle robe lì. E vediamo. Dai, ci aggiorniamo dopo. Dicevo, mi ha appena chiamato il meccanico, la macchina è a posto, essenzialmente c'era un pochino di... mancava la pressione nella benzina e quindi non riusciva ad arrivare al motore per qualche ragione. E essendo un'auto metano mi ha detto ci devi sempre lasciare qualche euro dentro, ma non troppo, non devo fare il pieno, anche perché poi la benzina sennò diventa vecchia ed è corrosiva, quindi lasciarci tipo 10 euro, cosa che adesso c'è dentro. E insomma, me l'ha pulita, sistemata e me la cavo con un centino essenzialmente. Ma ha già fatto il pieno. Qui a posto vado a prenderla. Mi è andata bene perché fossi passato più tempo senza benzina, probabilmente si sarebbe bruciato qualcosa e la spesa sarebbe stata un'altra. Però fortunatamente non è così. E me la cavo con 100 euro che in aggiunta ai 190 delle bombole, dai 300 euro. Mi ha detto 100-110 euro. Qui me la cavo con circa 300 euro. Vediamo oggi se sono 100-110. E per questo scazzo, per la chiamiamola revisione, adesso tra 4-5 mila km devo cambiare l'olio. Devo cambiare l'olio, devo mettere le pasticche nuove. Pasticche, pastiglie, la impasticco. E quello mi verrà a costare un pochino di più, però vabbè, farò un preventivo e morta lì. 4-5 mila km, metti che da qua a settembre. Metti per settembre, devo farlo. Va bene, ragazzi, noi ci sentiamo già dopo. Continuo a lavorare. Pausa pranzo, ragazzi. Pausa pranzo, oggi mi faccio la amatriciana. Bene, sì. Facciamo amatriciana, che è un po' che non cucino. Quindi grana, guanciale, passata. Come vedete il frigo è, cioè, vuoto. 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 Vacca boia, ho ancora tutte le pesche da mangiare. Mannaggia. Cipolle. Non sarà un canale di cucina, ragazzi, questo. Non lo diventerà, non voglio che diventi. Però, cosa negativa di remoto che non vado al ristorante a mangiare, quindi non mi mangio le mie verdurine, le mie cose, perché adesso qua non ho un cavolo. Mamma mia, mi brucia tutto. Questo è quello che succede quando tagli le cipolle. Mannaggia, è da piangere. Penso di aver messo troppa cipolla. Però vabbè. Adesso devo cercare anche la pasta. La pasta. Forse ho messo veramente troppa cipolla per la quantità di guanciale. Voglio soffrire. Voglio soffrire. Guarda quanto bel peperoncino. Adesso mi devo ricordare di lavarmi le mani. Bene, sughettino, sugo è quasi pronto, però ora cambiamo fuoco, ci metto la pasta nel fuoco grande perché sennò non si cuoce più. Guardate ragazzi come lo sto cuocendo, cioè fino ho fatto un pochino di pasta lì e poi lo metto qua. Guardate ragazzi che bella, dai 5 minuti ed è pronto. Il piattino si presenta così. Adesso, come al solito, un po' di chilling devo mangiare, che tra un po' finisce pausa pranzo. Ci ho messo un po' a cucinare. Dicevo, però. Che ha piovuto oggi, ora devo andare col monopalla a prendere la macchina. Mi sono dovuto mettere questi pantaloni perché sennò la ruota tira su lo schifo e me lo spara nei jeans. Vorrei evitare.
Quindi adesso andiamo, ragazzi, andiamo. Sembra che mi metta il mani dentro i pantaloni, in verità con la tasca. Bene. Bene, ragazzi, senza ammazzarci, stiamo andando a prendere la macchina. E potevo adesso buttare l'immondizia, ma non ci ho pensato. Oramai è diventata, mi sa, la prassi di questo canale, continua a dire devo buttare l'immondizia, devo prendere questo o quell'altro, ma alla fine non ce la faccio mai. Dai, andiamo, non devo bagnarmi, assolutamente no, ma cosa più importante, non devo assolutamente cadere. Ok, ragazzi, 8 minuti e siamo lì, 8 minuti per cadere. Bene, ragazzi, ce l'abbiamo fatta e a posto, 105 euro me la sono cavata, quindi va bene così. In tutto questo noi siamo a fianco al carcere, quindi terremo due mani sul volante, che ovviamente, cioè, io come ben sapete lo faccio sempre, assolutamente, e però adesso se posso mettere tre mani lo faccio volentieri. Fatto sta che adesso dobbiamo tornare a casa, finire il video che ho iniziato del canale YouTube americano, ma che, cioè, ovviamente non riuscirò a finire ora, anche perché tra un'ora devo essere già in città a fare le foto, quindi tempo di arrivare, fare una mezz'oretta di video, poi preparare lo zaino, partire, già così. Dovrei finire per le 10 e vuol dire che il video li finirò, magari mi sveglio domani mattina molto presto, li definisco domani mattina. Magari facciamo così, dopo il pausa pranzo. È mezzanotte meno 10. Oggi ho lavorato tutto il giorno e in questa conferenza premiazioni del Rotary e a Castelvecchio a Verona, e ho finito mezz'ora fa, sono arrivato qua e adesso devo finire di editare il video di oggi. Non ce la farò mai stasera, mi devo svegliare domani mattina presto per farlo, e poi devo fare anche le foto di oggi. Mamma mia, ragazzi, non gliela farò mai. Vabbè, ragazzi, questo è il tipo di vita che ho scelto e va bene così. È mezzanotte 41. Ho appena finalmente finito di editare il video YouTube, non quello del mio canale, magari quello del canale YouTube americano, perché come sapete ci sono delle deadline che devo mantenere, e non capisco, vabbè, teniamolo così, e ci sono queste queste deadline che devo mantenere, e che dire, e quindi adesso devo andare assolutamente a letto. Se voi, aia, cado, che male. Stavo dicendo, se volete supportarmi, ricordate, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Noi ci vediamo domani. Spero che sia una giornata un pochino più serena di questa. Oggi ho lavorato dalle 8:30 ad adesso. Ho fatto un'ora di pausa pranzo e la cena, comunque stavo lavorando, ci ho mangiucchiato, però comunque ero lì a far foto, gente che mangia, gente che festeggia, cin cin, tutte cose. Ragazzi, buonanotte.